Arriva l'inverno, emergenza neve. In questi tempi molto si è parlato. Comuni e province hanno emanato decreti che obbligano all'uso di catene da neve o gomme. Per saperne di più, basta che andiate a vedere sul sito che trovate in sovrimpressione. Comunque noi, per approfondire l'argomento, siamo andati a Sesto Fiorentino in una giornata appositamente organizzata dall'Ufficio di Protezione Civile di Sesto per imparare tecnicamente come utilizzare questi strumenti. Spieghiamo prima di tutto la differenza tra gomma normale e gomma termica. Allora, gomma normale, si può ben vedere, è contraddistinta da tasselli molto ampi, ora in questo caso è una gomma da pioggia, una gomma che può andare bene più o meno su tutti i terreni. La differenza fra questa gomma estiva e questa gomma della solita marca invernale, come ben si può vedere, ci sono quattro punti salienti. Allora, uno è legato alla struttura della carcassa, che in tutte le gomme termiche è prevalentemente più flessibile. Questo perché? Perché la guida su fondi innevati, ghiacciati, deve essere una guida omogenea, una guida non brusca. La seconda caratteristica è legata alla mescola. La mescola è una mescola più morbida, questa fatta per aderire appunto su fondi innevati, ghiacciati o con scarsa aderenza. La terza considerazione è quella della profondità di battistrada. Profondità di battistrada molto, molto, molto elevata, infatti si può vedere c'è un centimetro di battistrada. Quello che può sostituire la gomma termica, però in maniera molto parziale, è la catena da neve. Perché in maniera molto parziale? Perché chiaramente la catena da neve può risolvere il problema nell'immediato, cioè si creano situazioni di fondo innevato molto elevato, diciamo strade non percorribili, uno monta la catena, però chiaramente quando poi la neve non c'è più, oppure si creano delle toppe di ghiaccio e fanghiglia eccetera, la catena si rischia poi di strapparla, perciò va tolta. Quarta e ultima caratteristica che differenzia la gomma estiva dalla gomma invernale sono tutte queste piccole lamelline scolpite sui tasselli del battistrada, che favoriscono la massima aderenza in caso di innevamento o fondi ghiacciati o con scarsa aderenza. Questi fanno sì che ci sia proprio un effetto ventosa nel suolo. Allora, cosa dobbiamo guardare per fare un acquisto giusto sia per quanto riguarda i pneumatici invernali o le catene da neve? Bisogna guardare sempre il libretto di circolazione nella pagina numero 3, dove ci sono riportate in elenco tutte le misure possibili applicabili sulla macchina. Logicamente ci possono essere molte variabili di cerchio e di misura, bisogna sempre però stare molto attenti che la misura riportata sul libretto sia poi quella riportata sulla nostra macchina, perché a seconda degli equipaggiamenti ci possono essere mille possibilità. In questo caso qui vediamo 175-70-14 e la possiamo ricontrollare qua sulla gomma stessa, 175-70-14. In questo caso la 175 è quella che noi abbiamo riportato sulla nostra macchina. Situazione di emergenza. Ci troviamo la scatola, classica scatola di catene che sembrano tutte annodate. Allora noi dobbiamo cercare di districarle, di aprirle, e ci troveremo questa situazione qua. L'importante è che non ci siano mai situazioni annodate eccetera. Bisogna cercare sempre di sciogliere le catene più possibile. Simuliamo il montaggio. Allora, chiaramente la macchina non è sollevata, perciò bisogna sempre cercare di passare un'estremità all'altra passando da dietro. Dopodiché noi ci troveremo in questa situazione qua, a dover agganciare il cerchietto interno. Dopodiché riportiamo tutto nella parte anteriore
A questo punto noi dobbiamo andare a riagganciare sempre il rosso con il blu. Creiamo tensione e ripassiamo tramite questi tensori rossi, che sono poi quelli che garantiscono la presa, e andiamo a collocare l'elastico nella parte opposta. Logicamente dobbiamo sempre, poi fatto 200-300 metri, ricontrollare la tensione. Perché? Perché la catena si stabilizza dentro il canale del battistrada, perciò si allenta. Allora, ci sono tre mosse: praticamente agganciare l'anello interno, che è questo, ricordarsi sempre che in corrispondenza dell'anello interno si trova l'anello esterno da poter agganciare, il rosso con il blu. Andiamo a ritrovare il terzo anello, che è quello che poi crea la tensione, e a quel punto lì noi passiamo da questi passanti l'elastico, che è quello che poi va a creare la parte finale. Gomme termiche, gomme invernali e gomme da neve, sono tre modi di dire la stessa cosa o c'è una differenza? Gomma termica è la solita identica cosa della gomma da neve o gomma invernale, che poi la gomma invernale è quello che riassume tutto. Quindi diciamo che le gomme termiche sono indicate per chi vive in zone dove è molto più facile che nevichi o anche per gli utenti della città? Anche per gli utenti della città, perché no? Si possono tenere montate tutto l'anno, dato che diceva che servono anche per una maggiore aderenza, quindi penso d'estate, acquazzoni improvvisi o rovesci, o conviene sempre alternarle con le gomme normali e se sì, quando vanno cambiate? Allora, dal punto di vista legislativo non c'è nessuna legge che obbliga a toglierle nel periodo estivo. Però è anche vero che, essendo una gomma strutturata e nata per lavorare sotto i 7 gradi centigradi, cioè non cristallizza e crea, diciamo, questo effetto ventosa nel suolo, in estate è assurdo tenerla. Perché? Perché la guida è più gommosa, la guida è morbida, poi la mescola si va anche a deteriorare, perciò quello che poi consumi in estate ti viene a mancare nel periodo invernale, perché non ci dimentichiamo che lo spessore del battistrada, insomma, fa la sua differenza poi in inverno. Passiamo alle catene. Le catene quando vanno montate? Con un po' di neve subito bisogna aspettare che ci sia un innevamento abbondante, perché il problema, appunto, come dicevamo, che è successo lo scorso anno, è che le persone non sapevano quando era il momento giusto di montarle. Ma sicuramente quando non c'è più trazione vanno montate, sì, appena uno vede che non ce la fa più a procedere. Il problema è quando toglierle, perché ci vediamo delle situazioni per strada con delle catene montate quando la neve non c'è neanche più e si rischia di sciupare tutto, macchina, cerchi, pneumatici, senza neanche dire poi che si crea intralcio al traffico, perché con le catene chiaramente montate più di 30-40 all'ora non si può viaggiare. Catene obbligatorie a bordo per evitare che arrivi il momento dell'emergenza, le persone siano sprovviste. Ma nel momento dell'emergenza, oltre alle catene a bordo, è necessario avere qualche altro accessorio che ci aiuta a montarle oppure no? Ma senta, principalmente un bel paio di guanti, quello penso sia importantissimo. Poi magari un telo per poter distendere in terra, perché non ci dimentichiamo, le catene vengono montate in situazioni disastrose da persone non esperte e in situazioni, diciamo, tremende, neve, ghiaccio, buio, magari coda di macchine, caos eccetera. Perciò io direi un telo da poter mettere in terra, perché non ci dimentichiamo, bisogna inginocchiarsi per fare una cosa fatta bene, e poi un paio di guanti per poter procedere al montaggio. Qualche altro suggerimento che si sente di dare all'utente? Sì, allora, se dovete comprare delle catene e voi credete proprio che siano un qualcosa di inutile, proprio da tenere
però magari cercate di comprare un prodotto buono se non siete proprio esperti. Perché? Perché sennò altrimenti rischiate di investire i vostri soldi nella maniera sbagliata. Vi ritrovate poi ad avere bisogno di un qualcosa che avete a bordo e è inutilizzabile perché magari sono complicatissime da montare. La differenza fra la catena e il famoso ragno? Allora, il ragno è un qualcosa che viene applicato dall'esterno ed è utilizzato nelle macchine non catenabili. Macchine non catenabili si intende SUV, macchine particolari? No, macchine particolari che hanno queste gomme molto larghe dal profilo molto ribassato che non permette alla catena stessa di poter andare a riempire lo spazio che passa fra la macchina e l'ammortizzatore, cioè c'è quel pochissimo spazio residuo fra la gomma e l'ammortizzatore che non fa passare la catena e questo fa sì che si rendano non catenabili. Il ragno sì, no, è un buonissimo mezzo per poter uscire da situazioni critiche, però macchine non catenabili io consiglio sempre di montare la gomma termica. Se nonostante tutto questo siete rimasti coinvolti in un ingorgo, ricordatevi la cosa più importante è la razionalizzazione delle risorse. Non sapete quanto tempo dovrete restare fermi in sosta, quindi due cose da controllare immediatamente. La prima, quanta disponibilità di carburante avete. Se ne avete meno di metà, cercate di non tenere sempre acceso il motore, ma alternatelo. Con 10 minuti acceso, 20-30 minuti spento. Questo permette di non far abbassare ulteriormente la temperatura del motore e quindi alla riaccensione manderà subito caldo per mantenervi caldo l'abitacolo. Secondo, le batterie del cellulare. Controllate bene la carica. Se è meno di metà, non affannatevi a telefonare a tutti e a raccontare la vostra disavventura. È necessario mantenerle perché potrebbero esserci comunicazioni di emergenza da fare, quindi individuate presso la vostra casa, il vostro ufficio, qualcuno che possa fare per voi le comunicazioni e vi possa tenere aggiornato sulla situazione. Prestate attenzione all'autoradio che in questo caso potrebbe essere un valido alleato.